Grazie ancora. Cominciamo ora a entrare nel merito del nostro progetto. Come avete visto, questo seminario ha un'articolazione molto semplice. Ci saranno due relazioni introduttive, la mia e quella di Carlo Gentile, e poi abbiamo invitato qui una serie di persone che si sono già occupate del tema o che comunque sono interessate e che vorremmo chiamare a discutere molto liberamente delle basi scientifiche e della metodologia del nostro progetto. Quindi una discussione molto libera, oggi pomeriggio dedicata soprattutto a chi ha già lavorato sul tema e quindi presenterà in qualche misura la propria esperienza e poi estesa a tutti quanti. Allora, si è già detto qui che sono circa 20 anni che la storiografia italiana si sta interessando attivamente al tema delle stragi. L'occasione, ricordiamolo, per affrontare un tema rimasto fino allora ai margini degli interessi degli studiosi, fu da un lato il 50° anniversario di molti degli eccidi perpetrati sul territorio italiano dai tedeschi, a volte con la collaborazione dei fascisti repubblicani, e alcune circostanze esterne, i due processi a Pribke per l'eccidio delle fosse Ardeatine nel 1996 e nel 1997, nonché gli echi di un dibattito sviluppatosi in Germania sulla natura e le caratteristiche della guerra condotta dalla Wehrmacht, con la messa in discussione di quella che Gerald Schreiber, uno dei primi studiosi tedeschi a lavorare sulle stragi in Italia, ha definito un tabù, cioè la convinzione che nella loro condotta bellica i soldati tedeschi non hanno trascurato l'osservanza dei principi di umanità e le esigenze della cultura e dell'economia, e ciò in una misura che raramente è dato riscontrare in conflitti di così grave portata. Questa frase è di Kesselring nelle sue memorie di guerra. I primi risultati della ricerca della storiografia sulle stragi devono molto a un approccio di storia orale, la scoperta delle memorie di Wiese, le interviste ai protagonisti, nonché all'analisi della documentazione raccolta negli archivi militari inglesi e statunitensi. Ne sappiamo molto di più ora sugli esecutori dei massacri di 20 anni fa, quando appunto gli studiosi hanno dato il primo impulso, anche grazie a un'attenta opera di contestualizzazione della lotta alle bande, evitando le categorie astoriche della barbarie, dell'orrore, che poco spiegano e aiutano a comprendere i comportamenti delle truppe tedesche. E tuttavia vorrei affrontare preliminarmente, prima di entrare nel merito del progetto, alcune specifiche obiezioni che sono state avanzate e che possono essere avanzate a una ricerca che consideri la specificità della guerra civile, un'espressione ormai entrata nel comune senso storiografico, e quindi, data questa specificità, consideri la validità di un progetto che miri a un atlante. Roberto Vivarelli, in una recensione molto critica di questo filone di studi, dopo aver affermato che di orrori particolari si macchiarono in quegli anni tutte le parti politiche che in quella lunga guerra furono coinvolte senza eccezione, continuava, e qui cito, continua la citazione: "Dubito che molti degli episodi su cui questi studi si fermano, di massacro di civili da parte di truppe germaniche, servano a meglio definire che cosa fu il nazismo. Dubito, quindi. Ciò almeno per tutti quei casi, e sono i più, che si svolsero nelle adiacenze della linea del fronte o lungo le vie di collegamento tra fronte e retrovie, dove a torto o a ragione fu ravvisato dai tedeschi il pericolo di azioni partigiane e un rischio per la sicurezza delle truppe. Ovviamente non è in discussione l'atrocità dei fatti, ma credo che quei fatti, assai più che alla storia del nazismo,
appartengono alla storia di quel ben più generale fenomeno della storia umana che è la guerra. Quindi, secondo Vivarelli, non c'è nessuna specificità politico-ideologica nel comportamento delle truppe tedesche, siamo in guerra e in guerra, si sa, le violenze appartengono alla guerra stessa. Una seconda obiezione fa capo a Leonardo Paggi, che è stato uno degli iniziatori degli studi sulle stragi. Secondo la sua tesi, il massacro tedesco non esprime alcuna logica di razionalità, sia pure in termini strategico-militari, di razionalità strumentale. La politica del massacro, assolutamente spiegabile in termini di interessi, si configurerebbe invece come il prodotto di una passione in senso freudiano, il Freud delle considerazioni attuali sulla guerra e la morte del 1915, scusate, una passione che cerca di camuffarsi e autolegittimarsi appellandosi alla razionalità di un interesse, sono parole di Paggi, e quindi espressione di una cultura della morte profondamente radicata nell'esercito tedesco. In virtù di questa posizione, secondo Paggi, non ha senso censire le stragi, in quanto ognuna di esse è uguale all'altra, un'azione totalmente gratuita e irrazionale. Un'altra obiezione ancora è prevenuta da Sergio Luzzatto in un pamphlet animato da un intento apertamente politico-ideologico più che storiografico, La crisi dell'antifascismo, pubblicato da Einaudi nel 2004. L'intento politico-ideologico era difendere la memoria della Resistenza. In questo pamphlet Luzzatto, oltre che sottolineare giustamente l'offesa alla memoria della Resistenza che veniva fatta per esempio da comportamenti istituzionali, ricordiamoci che abbiamo avuto a lungo un Presidente del Consiglio che ha ritenuto di non dover celebrare il 25 aprile, se la prendeva però anche con questo filone di studi, questo sulle stragi, accusato di sostituire il punto di vista dei combattenti con quello delle vittime, sostenendo che questo filone di ricerca avrebbe prodotto una, cito, monumentalizzazione delle vittime, avrebbe contribuito alla crisi dell'antifascismo. E ancora, cito, dal libro d'oro dei caduti per la causa della Resistenza all'elenco di persone uccise che sono parse tanto più degne di compianto quanto più anonime e inermi. Se non che, nel momento in cui la vittima civile viene riconosciuta come l'autentico eroe del XX secolo, agnello sacrificale di mortifere ideologie l'una contro l'altra armata, a che pro distinguere tra vittime e vittime? Nella prospettiva di una vittima non c'è condanna a morte che trovi giustificazione al tribunale della storia. Chiudo la citazione. Io penso che fine della ricerca storiografica non sia certo quello di individuare o creare eroi né nei resistenti combattenti né nelle vittime delle stragi di civili. E all'attenzione che a queste ultime è stata data è il frutto di un'apertura della storiografia, di un passaggio dalla storia militare e politica a quella sociale della Resistenza e del periodo 43-45, che personalmente saluto con grande soddisfazione. E peraltro vorrei dire, la storiografia della quale stiamo discutendo non si è limitata all'elenco delle vittime, che pure è necessario, ancora oggi non sappiamo appunto quante sono esattamente le vittime delle stragi. Ma ha detto molto anche sui massacratori e sulle strutture di potere culturali, sulla genealogia della violenza che li hanno spinti a uccidere uomini e donne inermi. Quanto a quello che sostiene Vivarelli, io penso che la risposta migliore sia quella che hanno dato Schreiber nel suo citato libro, quando evidenzia che le stragi di popolazioni civili in Italia evidenziano una serie di stereotipi nei confronti dell'ex alleato fino ai limiti del razzismo. Qui cito: in ciò si concretizzò un'affinità mentale dei colpevoli con l'ideologia nazionalsocialista, di cui essi introiettarono una visione dell'uomo improntata al razzismo. Chiusa la citazione. Molto proficua, a mio avviso, e su questa linea,
e anche la via indicata con chiarezza e lucidità da Enzo Collotti. Collotti ha sottolineato la specificità dei massacri di popolazioni civili perpetrati dai tedeschi, considerandoli il prodotto di un'ideologia, quella nazista, che rappresentava una qualcosa di unicum per i suoi intenti di, cito, destrutturazione della carta geografica e della stessa società europea, ancora più radicale in una prospettiva di lungo periodo più definitiva di quanto già non volesse essere la distruzione dell'ebraismo europeo. Secondo Collotti, perciò, la Seconda Guerra Mondiale non rappresenta, citazione, una guerra qualunque, ma una guerra che voleva essere tipicamente nazista. Ai caratteri della guerra moderna come guerra totale, già sperimentata nella Prima Guerra Mondiale a uno stadio ancora embrionale, la mobilitazione bellica del nazismo aggiunse il tipo particolare di espansionismo con la sua valenza specificamente razzista. E riconducendo quindi la guerra della Wehrmacht alla sua natura di strumento di un, cito, progetto di ristrutturazione complessiva dell'Europa perseguito dai nazisti, l'imbarbarimento della condotta stessa delle operazioni militari, oltre che dei metodi di gestione dei territori occupati, acquista una logica che altrimenti apparirebbe sprovvista di qualsiasi razionalità, mentre invece si rivela una necessità del sistema che scatena la guerra e un mezzo di condotta bellica che gli stessi programmatori militari danno per scontato in partenza. Per quanto riguarda l'Italia, poi, secondo Collotti, le accuse di tradimento e propositi di vendetta delle massime autorità tedesche furono più che sufficienti per fornire al soldato tedesco un'immagine della popolazione italiana che non induceva al rispetto, che quando non ne mostrava l'ostilità ne connotava comunque negativamente le qualità umane, la viltà, l'ignavia, la fannullaggine, suggerendo nel complesso l'idea di una popolazione inferiore, a ciò equivaleva l'epiteto di meridionale o di mediterraneo che spesso noi troviamo citato, applicato alla popolazione italiana nelle memorie dei generali tedeschi, quindi una popolazione inferiore non in grado di competere con il popolo tedesco e meritevole quindi di un trattamento di poco riguardo. Scusate, prendo un bicchiere d'acqua. Dopo aver affrontato questa preliminare prese di posizione sul tema, parliamo degli esiti delle ricerche. Mi sembra che la ricerca storica in Italia abbia confermato, sia pur articolandole come naturale, le tesi di Schreiber e di Collotti. In un primo momento, fino circa alla fine degli anni 90, si è ricostruito sulla scia delle acquisizioni delle autorità militari, soprattutto britanniche, il sistema di ordini che dava legittimità a comportamenti che oggi noi giudichiamo senza ombra di dubbio criminali. È risultato infatti che le stragi nella maggior parte dei casi non rappresentavano la reazione spontanea, magari scomposta e disordinata, di singoli reparti tedeschi attaccati dai partigiani, ma presupponevano una vera e propria programmazione, una linea politica di terrorismo nei confronti dei civili che emanava direttamente dall'alto comando tedesco. E quindi gli studi sugli ordini di Kesselring, sulla loro trasmissione gerarchica all'interno dei reparti, sono cose ben note, non le riprendo. Il rapporto conclusivo sulla repressione antipartigiana e sugli eccidi di civili della Special Investigation Branch, SIB, la sezione investigativa britannica che aveva indagato su molte stragi, rapporto datato 11 agosto del 1945, considerava tale sistema di ordini la prova che questi episodi facevano parte di, cito da rapporto, una campagna organizzata diretta dal quartier generale del Feldmaresciallo Kesselring, chiusa la citazione. E questo è il motivo per il quale dopo il 1945 gli investigatori alleati decisero di processare come principali responsabili dei crimini di guerra commessi in Italia Kesselring e i principali generali tedeschi, ipotizzando di svolgere un grande processo che poi non si tenne.
per motivi che non è caso qui di approfondire. Dagli interrogatori dopo la fine della guerra degli ufficiali e dei generali tedeschi che avevano operato in Italia, emergono le strutture mentali in base alle quali questi combattenti si assolvevano per quello che avevano fatto. Prima fra tutte l'immagine di una resistenza come prassi bellica barbara, frutto della barbarie orientale contrapposta alla civiltà europea, sviluppata soprattutto dai bolscevichi, dai comunisti, una resistenza che utilizzava donne e bambini sull'esempio della Russia. Così il generale Max Simon, comandante della 16ª divisione corazzata SS, che venne condannato a morte da un tribunale militare inglese a Padova nel giugno del 47, affermava, e qui cito da un interrogatorio di Simon: in quest'area, le Alpi Apuane, la modalità clandestina e brutale di combattimento si attuò in pieno. I soldati tedeschi, naturalmente anche le SS, erano attirati sulle montagne. Per questo scopo in preferenza erano usate come esca donne e in alcuni casi bambini, dove venivano ritrovati più tardi pugnalati, colpiti o impiccati, nella maggior parte dei casi derubati, spogliati e orribilmente mutilati. Specialmente durante la costruzione della linea verde gotica, che fu portata avanti sotto la supervisione degli ingegneri dell'organizzazione TOT e alla quale presero parte il battaglione genieri e la riserva, singole sezioni furono annientate dagli agguati. È provato che i gruppi che si avviavano al lavoro ed alcune delle truppe furono tradite da donne e bambini e attaccati a tradimento dai partigiani. Partigiani che sapevano bene che i tedeschi avevano ordini severi di risparmiare donne e bambini, li usavano per loro protezione o, come già ricordato, come spie e informatori. La conclusione di Simon era ovvia. Era perciò impossibile evitare che ci fossero donne e bambini tra le perdite. La colpa ricade tuttavia non su di noi, ma sui partigiani che usavano simili mezzi inumani. I generali tedeschi non nascondono nelle loro deposizioni un profondo disprezzo per i partigiani, dei quali forniscono un'immagine grottesca e deformata che ci restituisce a guerra ormai finita il vero e proprio odio nei loro confronti, non privo di un senso di rabbiosa frustrazione suscitato da una guerra irregolare come quella per bande, che provocava all'esercito danni molto più ingenti di quanto non si sia in seguito ammesso e non si continui ancora oggi a sostenere nelle ripetute affermazioni sulla presunta inutilità militare della resistenza. Questo odio, alimentato anche dal complesso del tradimento subito, si nutriva, abbiamo visto, di un'esplicita considerazione di superiorità etnica nei confronti degli italiani. L'orgoglio dei portatori di un nuovo ordine europeo è ancora avvertibile nelle dichiarazioni di questi generali, sia pure ridotti in prigionia. A distanza di un anno dalla fine della guerra, non è dato trovare alcun cenno che possa far intravedere un ripensamento critico sulla condotta di guerra portata avanti in Italia, per non parlare degli altri territori occupati dall'esercito tedesco. Il punto è, sottolinea ancora Collotti, che la barbarizzazione dei metodi di condotta bellica era già iscritta nelle stesse premesse della guerra scatenata dalla Germania. E a quelle premesse i generali che operarono in Italia si mostrarono sostanzialmente fedeli. Insomma, se il conflitto mondiale fu il contesto generale che provocò in entrambi i campi avversari evidenti processi di radicalizzazione della violenza sui civili, la guerra ai civili, tra virgolette, attuata in Italia, si connota in senso tipicamente nazista proprio a causa di quel sistema di ordini ai quali ho fatto riferimento e dell'applicazione che ne venne data da uomini che avevano già sperimentato sul fronte orientale quell'imbarbarimento della guerra ormai confermato da molti studi. E questa mi pare la risposta principale alle obiezioni di Vivarelli. Questa acquisizione, che fa parte, ripeto, della prima stagione di studi, è stato un punto di partenza per ulteriori ricerche.
è risultato ben presto evidente che il sistema di ordine ha rappresentato un quadro generale, ma la sua applicazione cambiava a seconda delle varie fasi strategiche della campagna militare e di chi veniva chiamato ad applicarle, e qui ad applicarlo il sistema di ordini. E quindi, senza un'indagine approfondita dei singoli casi che riuscisse a esplorare il contesto specifico di ogni singola strage, a individuarne gli esecutori, a censirne le modalità, sarebbe stato impossibile arrivare a tipologie che consentissero un fondato giudizio storiografico su questo aspetto della condotta di guerra tedesca. Per tali motivi si costituì nel lontano 1999 un gruppo di lavoro nazionale che univa le università di Pisa, Napoli, Bari e Bologna e che lavorò a un primo progetto di atlante delle stragi, sia pure nelle regioni che ho indicato, con il fine di una più precisa collocazione di questi episodi nella storia, ricostruendo le strutture di potere, le logiche e i condizionamenti culturali che le resero possibili, i comportamenti e le finalità dei vari protagonisti. Il gruppo ha presentato i propri risultati in un convegno internazionale che si tenne a Bologna nel giugno del 2002, i cui materiali sono stati in seguito pubblicati, ha dato alla luce 3 volumi collettanei su Campania, Toscana, Emilia e Romagna. Ne sono uscite ridimensionate le tesi difensive dei tedeschi, che consideravano le stragi operazioni militari in risposta a specifiche azioni dei partigiani, cioè rappresaglie. Altri furono invece gli elementi che più contribuirono a scatenare la violenza sui civili e prima fra tutti l'esigenza di un controllo del territorio che assunse, ma solo in determinate circostanze legate alla fase strategica del conflitto, caratteri apertamente terroristici nei confronti delle popolazioni. È evidente che, come ha scritto Luca Baldissara, è stata la guerra partigiana in sé che in determinate circostanze è diventato l'obiettivo dei tedeschi, e cito, è l'esistenza stessa del partigiano, non importa quanto attivo o addirittura se realmente presente in un dato territorio, a innescare il concreto modus operandi dell'esercito tedesco. In questo senso, come intuivano gli investigatori britannici nel mettere in relazione le uccisioni di civili con l'attività partigiana, la resistenza, per il fatto stesso che ne esista la possibilità, prima ancora che la concreta azione, è in effetti il detonatore della guerra civile. Potremmo aggiungere che al sud, pur in assenza di una guerra partigiana vera e propria, proprio la repressione di un ampio e articolato ventaglio di comportamenti di resistenza ha scatenato una reazione tedesca durissima se paragonata all'estrema brevità dell'occupazione. Nel corso di questi studi sono state individuate alcune tipologie e fasi nelle quali collocare questi episodi, proprio a dimostrazione che la strage non è affatto un evento sempre simile a se stesso. Ancora Collotti, in un primo studio insieme a Matta, si è mosso in questa direzione, parlando di 5 fasi: le prime settimane d'occupazione e lo stabilizzarsi del controllo tedesco sul territorio, settembre 1943, l'assestamento dell'occupazione e lo sviluppo della resistenza, ottobre 43-maggio 44, l'estate del 44 con prolungamento fino all'ottobre, la fase più intensa di lotta antipartigiana che configurò una vera e propria offensiva pianificata sul territorio, l'assestamento del fronte lungo la linea gotica, novembre 44-marzo 45, con l'allentamento delle azioni terroristiche dirette contro i civili, fase caratterizzata invece dai grandi rastrellamenti antipartigiani, e infine la fase conclusiva, aprile, primi di maggio 45, con le ultime stragi durante la ritirata. Quanto alle tipologie di episodi, Collotti e Matta ne hanno individuate 8: rappresaglie in conseguenza di atti di guerra compiuti da partigiani, stragi per ritorsione o vendetta, stragi in occasioni di operazioni di rastrellamento a carico di partigiani catturati o prigionieri, stragi a scopo terroristico preventivo
in aree ad alta densità di presenza partigiana o comunque di alto interesse strategico, stragi con motivazioni razziali, stragi di soldati italiani sbandati, stragi ed eccidi senza apparente motivo o comunque di difficile spiegazione, stragi operate autonomamente da forze della Repubblica Sociale Italiana. Il gruppo toscano ha individuato 6 tipologie: rappresaglie, rastrellamento e massacri eliminazionisti, cioè, per citare Gianluca Fulvetti, al quale dobbiamo il termine di massacro eliminazionista, vere e proprie mattanze come quelle di Vinca, Sant'Anna di Stazzema e del Padule di Fucecchio, operazioni repressive che nascono come rastrellamenti antipartigiani o con l'intento di ripulire un territorio, ma diventano poi qualcosa di diverso. All'obiettivo strategico militare si affianca, finendo con il prevalere, una vera e propria intenzione di giustiziare e sterminare un'intera comunità, donne e bambini inclusi. Si tratta di massacri relativamente pochi nel numero, ma con il più alto numero di vittime, sia in percentuale delle vittime totali, sia con riferimento alla media per episodio. E sono stragi queste che hanno visto in Toscana protagoniste soprattutto la Hermann Göring e la 16ª divisione corazzata dell'SS comandata da Simon, guidata da un nucleo di ufficiali che Carlo Gentile, al quale dobbiamo gli studi più importanti sui protagonisti tedeschi dei massacri, ha definito in maniera convincente soldati politici provenienti dalle file della Totenkopf, una delle più famigerate unità delle SS, profondamente imbevuti dell'ideologia nazista. E questo personale, estremamente ideologizzato, che costituì quello che possiamo considerare il nucleo centrale dei perpetratori di stragi nel nostro paese. Gentile ce ne parlerà subito dopo di me nella sua relazione. E le altre categorie del gruppo toscano sono appunto rappresaglie, rassellamento, massacri eliminazionisti, desertificazione, ritirata aggressiva, razzismo. Al di là delle differenziazioni tra questi tentativi, a dimostrazione dell'estrema varietà di situazioni e della fluidità che deve essere propria di ogni tipologia, tra l'altro vi sono stragi che appartengono a più di una tipologia contemporaneamente, ma anche della possibilità tuttavia di arrivare a una enucleazione di caratteristiche comuni, mi pare essenziale ancora una volta l'indicazione di metodo. Da un lato, e ricito Collotti e Matta qui, l'intenzionalità della condotta terroristica della guerra da parte della Wehrmacht, indipendentemente dal peso della minaccia della resistenza nei confronti della sua sicurezza. Dall'altro, la pianificazione e il sistema di ordini che rende problematica una distinzione assoluta tra comportamento della Wehrmacht e delle Waffen-SS, anche se, come abbiamo visto, una differenziazione tra differenti reparti ancora è necessaria. Tali indicazioni sono state sviluppate e confermate dalle ricerche successive. Lo studio sulla Toscana più maturo sull'argomento, quello di Gianluca Fulvetti, Uccidere i civili, uscito nel 2009, nel quale le tipologie relative agli episodi di violenza sulla sola popolazione civile sono state messe fecondamente in relazione alle varie fasi cronografiche della guerra ai civili in Toscana. 8 ne ha individuate Fulvetti, e alla prevalenza, a seconda dei momenti, di attori diversi nei massacri e di comportamenti differenziati. Per quanto riguarda poi la banca dati elaborata per conto della Commissione Storica Italo-Tedesca da Francesca Gori, che è qui presente e che ce ne parlerà, sono state individuate 8 fasi cronologiche, che ora non sto a elencarvi per brevità, perché voglio concludere, ma delle quali appunto penso ci parlerà Francesca Gori. Un risultato ancora più chiaro e scientificamente fondato è stato ottenuto da Carlo Gentile nel suo recente libro, con un'attenta contestualizzazione del fenomeno delle stragi all'interno della campagna di Italia. E quindi mi pare che anche qui
c'è una risposta a quanto afferma Paggi quando dice che il massacro nazista è un rituale che si ripete ossessivamente senza variazioni di sostanza, destinata ad assumere significati molto diversi, ma solo all'interno della memoria della comunità dei sopravvissuti. A me sembra, e mi sembra che questi risultati della ricerca lo dimostrino, che dal punto di vista del contesto storico, i massacri di civili che hanno accompagnato la campagna d'Italia si inseriscono in fasi strategico-militari diverse e abbiano di conseguenza motivazioni e attuazioni molto diverse, e non sono in relazione alla loro percezione nella memoria, o meglio sarebbe dire nelle memorie, che ne trasmettono le comunità colpite. È rilevabile un'evoluzione della politica tedesca in relazione al mutare delle circostanze strategiche che produssero un'intensificazione della guerra civili e una differenziazione interna all'esercito tedesco nella propensione a mettere effettivamente in pratica gli ordini draconiani emanati dagli alti comandi e nelle modalità in cui questi vennero applicati. E due parole per concludere sul progetto. Quindi mi pare, da quanto detto, che la necessità storiografica e conoscitiva di un atlante delle stragi sia evidente. Questo atlante dovrà censire la violenza. La violenza, che tipo di violenza? Qui ci sono alcuni problemi aperti che sono quelli su cui vorrei, senza voler ovviamente influenzare l'esito del dibattito, possiamo discutere di quel che vogliamo, ma insomma su cui sarà necessario concentrarsi. Primo, la definizione di civile. Chi è civile e chi no? È chiaro che lo stesso partigiano, come si diceva stamattina, è un civile in armi. Noi avevamo deciso di partire da una definizione di civile come inerme, come colui che non porta armi, ma questo lascia comunque aperti degli spazi di confine. Il civile che viene catturato e giustiziato per il suo impegno politico antifascista, per esempio. I renitenti alla leva che cominciano a organizzarsi in quanto partigiani e vengono però giustiziati in quanto renitenti, insomma è un problema aperto. Secondo, la definizione di violenza. Non possiamo ovviamente fare un censimento della violenza di guerra in generale, che ci porterebbe a dover parlare in primo luogo dei bombardamenti, che sono indubbiamente il tipo di violenza che i civili, non solo in Italia ma ovunque, hanno maggiormente sofferto. Se vediamo il numero complessivo di civili morti in stragi di questo tipo, quelle di cui stiamo parlando, e quello di civili morti nei bombardamenti, secondo indubbiamente molto più alto. Quindi quello che noi vorremmo definire è una violenza rivolta volontariamente contro le popolazioni civili come fenomeno di punizione, rappresaglia, terrorismo, insomma le varie motivazioni delle quali abbiamo parlato. Poi il limite quantitativo. In questi studi, per esempio nel nostro studio e anche in quello di Collotti, avevamo deciso di censire le stragi da 2 in su, differenziando quelle da 2 a 4 vittime e quelle da 5 vittime in poi. Ci sembra che sia una limitazione oggi da superare, nella misura in cui molto spesso anche le uccisioni singole, soprattutto se rappresentano una catena, si situano all'interno di quell'atteggiamento nei confronti delle popolazioni civili che abbiamo individuato. Quindi vorremmo a questo punto cercare un censimento più completo. Come fare questo censimento? Già Marcello Flores ha detto che non abbiamo poi moltissimo tempo, il progetto è biennale e alla fine dei 2 anni noi lo dobbiamo concludere, però da quanto ho detto non partiamo proprio da zero e direi che vorrei brevemente nucleare alcuni materiali che vanno ripresi, omogeneizzati, ma sui quali possiamo già contare. I materiali del gruppo di lavoro nazionale del 99-2001, altri lavori di ricerca approfonditi che hanno interessato
aree regionali, la ricerca in Veneto di Elena Carano, che è qui con noi, la ricerca di un gruppo dell'Università di Torino, diretto da Maida, che si scusa, non è qui con noi, ma comunque è molto interessata al progetto, e Tranfaglia, per il biennio finanziata per il 2003-2006, che però non ha visto gli esiti conclusivi, ma il materiale è stato raccolto, lo studio di Bitti sull'Umbria. Poi la Commissione Storica Italo-Tedesca e la sua banca dati, che ha raccolto le denunce rappresentate dalle relazioni dei carabinieri reperite presso l'archivio storico dello Stato Maggiore dell'Esercito. Molte ricerche locali su singoli episodi, su singole stragi, e ancora gli atti raccolti dalla Commissione Parlamentare d'Inchiesta della 14ª legislatura, e in particolare i circa 700 fascicoli che la Commissione ha ricevuto dalle procure militari alle quali erano stati mandati dopo la scoperta dell'archivio di Palazzo Cesi, e che possono rappresentare una fonte importante di notizia. Ancora, notizie che si possono trovare nei fascicoli delle indagini giudiziarie dell'ultima stagione processuale, dal 94 oggi, c'è qui con noi il procuratore De Paulis, non solo perché era un atto dovuto invitarlo, ma perché speriamo molto nel suo aiuto per questa parte di ricerca. Infine, per l'aspetto del collaborazionismo, si potranno consultare, tra le altre, le corti d'assisi straordinarie, la serie degli appunti al Duce sulle esecuzioni dell'Archivio Centrale dello Stato e così via. La ricerca dovrà quindi reperire tutti i materiali sopra indicati, renderli omogenei, verificarli a livello locale, elaborare una banca dati che permetta un'interrogazione sia complessiva sia per ciascuna tipologia di fonte, relativa alle modalità della strage, al numero e alla qualità delle vittime, solo uomini, anche donne e bambini, eccetera, all'andamento degli avvenimenti, distruzione eventuale delle abitazioni, deportazione di forza lavoro, e ove possibile alla natura degli esecutori, solo tedeschi, tedesco-italiani, di quali reparti e così via. Le variabili sopra individuate permetteranno quindi di fornire un quadro complessivo nel quale inserire i vari episodi, di proporre una loro tipologia in relazione anche alle varie fasi dell'occupazione tedesca e dell'andamento del conflitto nel nostro paese, di arrivare finalmente a una ricostruzione complessiva della guerra ai civili in Italia. Le varie tappe intermedie potranno essere verificate in seminari locali a livello regionale e provinciale, ed è una ricerca nella quale la dimensione a rete è fondamentale. Noi contiamo molto su creare una rete di tutti coloro che all'interno degli istituti nazionali, degli istituti locali, scusate, all'interno delle AMPI, singoli ricercatori si sono occupati o hanno intenzione o hanno interesse per il tema. Senza la creazione di questa rete locale, la nostra ricerca non sarebbe possibile se non in tempi biblici. Il risultato finale previsto consisterà in una banca dati, un GIS storico, un sito web, la pubblicazione a stampa dell'Atlante delle stragi, e il tutto sarà sottoposto all'attenzione della comunità scientifica e dell'opinione pubblica in un convegno a conclusione dei lavori. Vi ringrazio.